Buonasera ragazze, benvenute in un nuovo video. Questa è la seconda volta che sto provando a registrare il video di recensione più swatch dei rossetti liquidi opachi di Avon, che sono ragazze praticamente questi prodottini qua. Ok? Io come già vi ho spiegato in qualche video, nello scorso video, ho avuto diversi problemi con l'editing del video appunto di questi prodotti, perché poi a un certo punto il programma mi dava errore, per cui ho dovuto cancellarlo e ripetere il tutto di nuovo. Anzi, molto probabilmente, ragazze, magari forse dopo anche questo video, vedrete un video un po' vecchiotto che avevo messo, come vi avevo già detto anticipatamente, nell'hard disk che poi mio marito si è portato al lavoro e che non avevo salvato appunto nel computer. Comunque, a parte ciò, ragazze, quest'oggi io ho deciso appunto di rifare questa tipologia di video, sebbene comunque sia questo prodotto ormai ci sia in gamma da qualche mese, anche se la maggior parte, magari alcuni di voi l'avranno già potuto utilizzare. Anche io voglio fare comunque sia un video relativo appunto a questo prodotto, magari anche in futuro a delle persone che cercano appunto recensioni su questo prodotto possono avere un ventaglio di persone appunto che ne parlano. Parlano appunto delle caratteristiche del prodotto. Io prima di magari acquistare un prodotto che mi interessa, a cui sono particolarmente appunto interessata, cerco, no, un pochettino su internet e mi faccio un po' un'idea, di quello anche che ne pensano gli altri. Poi ovviamente sta a me decidere se acquistarlo o meno, però intanto un pochettino di idea me la faccio. Se alla fine mi convince, magari lo acquisto, magari sbagliando o meno, o se non mi convince non l'acquisto. Comunque, le recensioni appunto servono per parlare un po', diciamo così, anche a cuore aperto dei prodotti. C'è chi lo fa bene, c'è chi non lo fa tanto bene, perché solo per marchetta o per collaborazione ne parlano bene lo stesso. Come ben sapete, io sono una presentatrice Avon, però non per questo io non bacchetto Avon. Cioè, voglio essere sempre trasparente in quello che dico al 100%, che sia un brand per cui lavoro o meno. Allora, ragazze, parliamo innanzitutto di questi prodotti. Questi prodotti sono usciti circa 1 o 2 mesi fa e Avon appunto ha fatto uscire questi prodottini che sono lui li chiama tinte opache, li chiama tinte MAC, che appunto sono della nuova linea MAC di Avon, quindi una linea più marcata, con più pigmenti, più a lunga durata. Comunque sia una linea, diciamo, un po' più durevole, più performante in questo senso. Ha fatto questi prodotti, già ha fatto i rossetti opachi di cui già vi ho fatto anche il video, lo potete vedere negli altri video che ho caricato sul canale, e adesso ha fatto i rossetti liquidi e loro le chiamano tinte. Io, ragazze, non le chiamerò tinte, perché ora, per i motivi per cui adesso vi sto a dire, per me non sono delle tinte come concetto che hanno avuto, come concetto che ho io e che hanno anche molte di noi verso questo tipo di prodotto. Allora, innanzitutto faccio una spiegazione generale. Allora, il packaging del prodotto è questo, è molto piccolo, all'interno ci sono 7 ml di prodotto, ha un prezzo di circa 5,95 euro. Scontato, perché se non sbaglio costa di più, ma ragazzi, ovviamente io vi esorto nell'acquistarlo quando ovviamente è in offerta il prodotto. E sono uscite due finish: il finish opaco, che era quello che mi interessava di più a me, e il finish shine, quindi il finish luminoso effetto lip gloss, quindi effetto lucente sulle labbra. Io di questo dell'effetto shine in realtà non ne volevo acquistare neanche uno, però mi sono tolta lo sfizio appunto di provarne uno appunto per la categoria. Come va come colorazione, ragazzi? Io devo essere sincera, non mi ricordo quante colorazioni ci sono, però io in questo momento per i rossetti liquidi opachi ne ho 5, ma se non sbaglio dovrebbero essercene in gamma altre 3. 2, 3, ma mi sa più 3, e io ho preso appunto le colorazioni che mi piacevano di più, quelle che avrei potuto utilizzare ovviamente più
volentieri rispetto magari altri, il color nude un po' più smoltino, il color melone, il color arancio che io non porto sulle labbra, quindi ovviamente ci sono altre colorazioni al di fuori di quelle che vi sto mostrando. Io ragazze, alla fine del video vi farò, ci sarà una carrellata di foto di swatch con fatti appunto con questi prodotti che ho fotografato con la reflex della Nikon che io ho, e quindi per ulteriori swatch con una resa migliore vi rimando a fine video che lì già ci saranno. Allora, io ho acquistato la colorazione, questa qui che si chiama Dare to Bare, che è un nude, poi la Menader che è la tinta che sto indossando in questo momento sulle labbra, poi la Fabulosity che è questa qua più sul violetto, poi la Flushed che è questa sui toni più del fucsia lampone, e poi la Passion Heat che è questo borgogna molto 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 scuro, davvero molto particolare, molto autunnale, gotico, ecco come colore. Mentre per gli shiny ho acquistato solamente il Putty, che è questo color rosino, malva, molto naturale da tutti i giorni. Allora ragazze, passiamo alle caratteristiche di questi prodotti. Allora, innanzitutto, tutti quanti i rossetti liquidi opachi di questa linea hanno una consistenza in mousse molto morbida e devo dire molto pigmentata. Si stendono molto bene sulle labbra. Ho notato però che ovviamente i colori magari che tendono ad essere un po' più scuretti, come ad esempio il Passion Heat e il Menader, che è quello che sto utilizzando anche adesso, necessitano di più attenzione nell'applicazione, perché ovviamente, no, perché ovviamente, perché magari in alcune parti il colore in una passata risulta un po' meno coprente, in un'altra parte più coprente. Insomma, con i colori scuri, bene o male, purtroppo c'è questa pecca nella maggior parte dei rossetti liquidi che io ho provato, però diciamo che prestando un pochettino più di attenzione e perdendoci 10 secondini in più di tempo, si riesce comunque sia, come potete ben vedere, ad avere un effetto omogeneo su tutte le labbra. Quindi è una cosa che vi devo dire, perché è una cosa che ovviamente ho riscontrato, però che stando un pochettino più attente si può ovviare al problemuccio. E per quanto riguarda la durata, io non le definisco tinte perché per me le tinte sono quelle tinte che si asciugano sulle labbra e che tendono comunque sia a rimanere nel tempo, quindi magari anche se si mangia qualcosina o si beve un caffè o un po' d'acqua, magari si tolgono leggermente qui agli angoli della bocca, però diciamo che il resto rimane abbastanza integro. Con queste non succede. Allora, come vi dicevo, hanno una consistenza in mousse. Una volta che voi le andate ad applicare, non si fissano completamente perché non si asciuga il prodotto sulle labbra, rimane sempre umido, infatti si trasferisce nel momento in cui voi bevete un bicchiere d'acqua, si trasferisce nel bicchiere nel momento in cui voi date un morso, si trasferisce nel cibo, date un bacio, si trasferisce. Comunque, ragazze, si trasferisce in generale questa tipologia di prodotto ed è per questo appunto che io non la definisco tinta, ma la definisco rossetto liquido. Rimane molto confortevole sulle labbra, appunto perché non si asciuga e non tira, non fa effetti strani, non fa apparire le labbra aggrinzite, allo stesso tempo regala questo effetto opaco, ma allo stesso tempo lascia le labbra morbide e comode, cioè voi non, io ad esempio non avvertisco più di tanto, non avvertisco, oh mio Dio, non avverto più di tanto il prodotto appunto sulle labbra. In generale, ragazze, per quanto riguarda anche ad esempio la durata, ho notato che ad esempio se indosso il colore ovviamente più nude, quando lo vado a togliere, no, quando vado a mangiare o parlo per tanto tempo o bevo o quant'altro, si leva in maniera uniforme, si toglie in maniera uniforme e non lascia le macchie.
Ovviamente, cosa diversa è per quando si utilizza sempre un rossetto, esempio di questo tipo di colorazione un po' più scura, un po' più presente, no? Un po' più visibile. Quanto riguarda l'applicatore, l'applicatore è una sorta di tipo l'applicatore del lip gloss, ha la stecca piccolina. Per cui, cioè, sembra, è una cosa, devo dire, abbastanza maneggevole, per cui riesco, devo dire, anche abbastanza bene a segnare bordi. Ad esempio, io l'ho indossato, sto indossando adesso il rossetto liquido, però non ho utilizzato né matita labbra né niente, semplicemente lo scovolino del prodotto per andare a delineare il contorno. E appunto devo dire che ad esempio per questa tipologia di prodotto con i rossetti un po' più scuri, chi è magari un po' più spratico tenderà ad avere qualche difficoltà, perché non è estremamente, magari per chi non è magari estremamente appunto preciso. Per i colori nude va bene, ok, per questo va bene, non ce n'è tanto problema, però per i colori come questi, che sono colori che si fanno notare tutti e quattro, come... Mi è cascato uno. Per tutti e quattro, ci vuole un po' più di attenzione. O magari, ragazzi, avete una matita labbra che ci somiglia, contornate le labbra e il gioco è fatto. Quindi, lì non c'è particolare problema. Però è una cosa che devo dire, ovviamente, perché è così, è la verità. Quindi, per quanto riguarda come vista, diciamo, generale del prodotto, se dovessi dare un voto, come voto darei un 7,5-8 meno, perché sono rimasta delusa nel sentire nominare questo, no, questo prodotto come tinta, perché tinta non è, perché non si asciuga, perché si trasferisce, quindi per me questa non è una tinta, ma è un rossetto liquido opaco. Per le altre caratteristiche trovo che sia un prodotto buono. Però io sinceramente mi aspettavo ovviamente qualcosa di più, visto e considerato che Avon, diciamo che è l'ultima ruota del carro che ha fatto questa tipologia di prodotto sul mercato, dato che già ce ne sono e anche di più performanti. Però lasciando questo, è un buon rossetto liquido, magari se vi viene lo sfizio, se ne volete provare qualcuno, uno, due lo provate. Poi ovviamente se vi piace, anche in base alle vostre abitudini, in base ai vostri gusti, se vi piace ne comprate altri. Poi diciamo io in generale li sto utilizzando abbastanza, specialmente quelli scuri quando ho un pochettino più di tempo, perché appunto devo stare un po' più attenta nell'applicazione. Mentre per quanto riguarda il rossetto shiny, io ragazzi sono rimasta colpita per quanto riguarda la durata. Questo, se io ovviamente non mangio e non bevo, mi rimane su 2 orette e mezza / 3 orette, rimane bello lucido, bello, dà quell'effetto proprio di labbra sane, turgide, dà un bellissimo effetto. Io perlomeno parlo, ragazzi, di questa colorazione, non so le altre. E appunto per questo lo volevo prendere, perché questa qua, anche quando fate uno smokey eyes, uno smokey eyes, o comunque se volete rimanere nude sia sugli occhi che sulle labbra, e non volete qualcosa di eccessivo, questo secondo me può essere un buon prodotto da poter applicare. In generale devo dire che non mi sono dispiaciuti i prodotti. Sicuramente ci sono prodotti nel commercio che sono assolutamente migliori qualitativamente parlando, però diciamo che come rossetti liquidi opachi un 7,5-8 meno ci sta. Come tinte, no, perché non sono nelle tinte, assolutamente no. Io ragazzi spero che questo video vi possa essere stato un po' d'aiuto, vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi tanti commentini e mettete tanti like a questo video. Se non siete iscritti al canale, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, io vi aspetto. Vi aspetto anche sulla mia pagina Instagram come Witch Princess Makeup, quindi il nome del canale, e su Facebook come Nelly Makeup Artist, che ormai è diventata la mia pagina da lavoro, quindi carico i trucchi che faccio appunto a livello lavorativo, e dove là le clienti appunto guardano un pochettino i miei lavori. Quindi se siete anche magari della provincia di Catania e vi serve una truccatrice per vari eventi, matrimoni, diciottesimi e quant'altro, mi raccomando,
date un'occhiata e magari se vi interessa contattatemi. Io ragazzi spero appunto che questo video vi sia piaciuto, vi mando tanti baci e ci vediamo al prossimo. Ciao!